Amici di Moto.it, ciao a tutti. Oggi siamo qui per provare le Dunlop Trail Max Meridian, un pneumatico dedicato al mondo dell'adventure. Cominciamo subito con il disegno e abbiamo l'Ice AX, questo profilo inventato da Dunlop per aiutare il drenaggio dell'acqua e anche aumentare il grip su sterrato. Per quanto riguarda la carcassa, abbiamo un rinforzo laterale e all'interno viene utilizzato il Rayon. Questa fibra aiuta a diminuire il consumo della gomma e anche a diminuire i tempi di riscaldamento. La mescola utilizza un alto contenuto di silice, quindi va benissimo a basse temperature, e abbiamo una bimescola posteriore, perciò striscia centrale più dura. Questo su max enduro pesanti come queste aiuta tantissimo ad avere un consumo omogeneo del pneumatico. Adesso mi metto il casco e andiamo a vedere come vanno su strada. E fin dalla prima curva ti danno un sacco di confidenza. Questi pneumatici sono incollati a terra. Inserimento in curva molto deciso, cambio di direzione fulmineo, ho il 21 davanti, quindi è molto molto buono questa velocità di cambio di direzione. Staccata ottima, ABS che non interviene perché la gomma ha un'ottima impronta a terra, e scarico di potenza perfetto, la moto non slitta, non ci sono perdite di aderenza in accelerazione. Le gomme reagiscono molto bene anche ai sobbalzi e riescono davvero a flettersi in maniera ottimale sui buchi e le sconnessioni. Adesso prendiamo questo tratto in salita che ci porterà al pezzo di fuoristrada, e devo dirvi che le ho utilizzate anche in autostrada in due carico e si sono comportate benissimo queste Dunlop Trail Max Meridian. E subito ti danno una confidenza veramente ottima. Pneumatici molto sinceri. Adesso c'è un po' d'erba in discesa, quindi affrontiamola con attenzione. Eccoci qui, passaggio. La frenata è precisa, non scivola, l'ABS non interviene, o comunque interviene solo quando veramente si va a frenare. Adesso parte un po' più smossa. Vediamo come si comportano. Direi ottimamente, galleggiamento molto buono, e guardate come ne sono uscite. Continuiamo. Considerate che sto guidando una moto da 230 kg. Adesso vediamo la trazione. Direi molto buona. Bene, bene. Hanno mantenuto la direzione senza nessun problema. Sono molto stupito soprattutto della gomma anteriore. Non scivola e tiene veramente bene anche su questi terreni non troppo difficili, ma comunque con una maxi enduro sono quelli un po' che si andranno ad affrontare, insomma. Rifacciamo in salita per vedere anche un po' la trazione salendo come va. Direi veramente buona, scarica bene la potenza. Considerate che sono gomme davvero a 360 gradi, non sono specialistiche, però davvero si può usare quel qualcosa in più. Molto bene,
mi danno un sacco di confidenza in frenata, guardate come non perdono mai niente. Ci buttiamo qua, erba, pezzo un po' più brutto questo che stiamo per andare ad affrontare. Eccolo qua, siamo da questa parte, facciamola galleggiare. E direi che dopo questo pezzo in salita mi sento di promuoverle a pieni voti anche per strade bianche e sterrato, ovviamente non troppo difficile, ma insomma molto bene. Su qua è un po' più impestato, vediamo come si comportano. Stiamo di qua, brave, benissimo, benissimo. Come avete potuto vedere, mi sono divertito parecchio con queste gomme, sia su asfalto che su sterrato. Se le volete per la vostra moto, sappiate che le producono per le moto più vendute oggi sul mercato, per cui GS, Multistrada, Africa Twin e via dicendo, V-Strom. Insomma, andate sul sito Dunlop per vedere se c'è la misura della vostra moto. E parlando appunto di misure, vi consiglio di andarle a montare dal concessionario Dunlop. Io sono andato da Contardi Pneus a Casteggio. In conclusione posso dirvi che questa gomma si comporta benissimo in tutte le situazioni. Potete usarla sul passo di montagna la domenica con gli amici, potete andarci in vacanza con la moglie o con la fidanzata carichi come dei muli, e potete anche farci dello sterrato interessante. Per oggi direi che è tutto, mi raccomando, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale di moto.it, non dimenticatevi di mettervi sempre 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 le protezioni, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!